attenzione, attenzione un secondo, un attimo, perché mi dicono dalla regia che è pronto un collegamento internazionale. Da Hong Kong? Subito, subito da Hong Kong, subito. Buonasera Melissa e buonasera a tutte le persone che ci stanno seguendo in questo momento. Ieri, mentre stavo scrivendo qualche appunto per questa occasione, Elizabeth e Dylan, i miei gemelli di 10 anni, sono venuti a sbirciare tra i fogli. Hanno letto diversità e mi hanno chiesto: Mommy, what is diversità? Vi devo dire che per un momento mi è salito il cuore in gola e mi sono impanicata. Come spiegare a un bambino un concetto che molti adulti ancora oggi fanno fatica a capire? Ma con i bimbi è più facile, perché i bimbi non hanno pregiudizi, non hanno barriere culturali e soprattutto non hanno paura di uscire dal comfort zone. Allora ho cercato di spiegare che la diversità è la ragione stessa della nostra esistenza. Noi esistiamo perché siamo diversi e quindi dovremmo essere grati a tutto ciò che è diverso, perché alla fine, se ci pensi bene, è l'unica cosa che veramente ci rende uguali. E finiamola con il voler classificare ogni rapporto sentimentale come naturale, tradizionale, migliore, più morale o più evoluto. È tutto molto più semplice. Esiste chi ama e chi ti ama. Punto. La diversità è amare senza voler definire i contorni dell'amore. Senza circoscriverne i limiti, senza appiccicarci le etichette e accettare senza avere la presunzione che esista un meglio e un peggio, un giusto e un ingiusto. E accettare senza se e senza ma, altrimenti non è accettare. Non dobbiamo avere paura di esibire le nostre diversità e non dobbiamo annacquarla e soprattutto non dobbiamo lasciare che altri lo facciano. La mia vita non ha mai avuto un percorso naturale, ma al contrario è sempre stata l'emblema della diversità, del non ordinario e ne sono orgogliosa e tutti dobbiamo esserlo. Questa idea di rendere tutti uguali è un'idea terribilmente mortale. È un mondo che respinge la diversità, puzza paurosamente di dittatura. Ether, dimmi, ma come possiamo ringraziarti? Davvero, vorremmo tu fossi la presidente dell'intero universo. Grazie mille.